Davanti alla sede IKEA di Carugate, lavoratori in sciopero, perché? Siamo in sciopero perché l'azienda improvvisamente il 27 di maggio ci ha mandato la disdetta del nostro contratto integrativo. E eravamo in trattativa con l'azienda, quindi non si è capito questo atto politico aziendale, ma in sostanza l'azienda ci ha messo di fronte al fatto che avremmo dovuto trattare quattro argomenti che sarebbero stati dirimenti per il proseguo della trattativa: rendere variabile una voce della nostra busta paga, che è il premio aziendale, che ora è fisso e prendiamo tutti i mesi, e la diminuzione delle maggiorazioni domenicali e festive. Quindi oggi siamo qui per in sostanza dire all'azienda che noi siamo pronti a combattere per i nostri diritti e per il nostro salario soprattutto, e speriamo che questa mobilitazione che è in tutti i 21 negozi di IKEA Italia possa portare l'azienda a richiamarci al tavolo. Dagli anni 90 le politiche sul lavoro hanno chiesto flessibilità ai lavoratori, tagli anche dei salari, con la promessa che questa flessibilità avrebbe portato ricchezza e lavoro. È chiaro che la situazione dei lavoratori sia costantemente peggiorata nel tempo. Il mondo poi del commercio è un esempio lampante di come il diritto del lavoratore sia subordinato al profitto dell'azienda. Via via peggiorano le condizioni del lavoratore a discapito di tutele come la malattia o i permessi, e soprattutto anche la paga, che viene erosa continuamente. Nella nostra azienda c'è già tutta la flessibilità di cui ha bisogno, perché noi siamo aperti praticamente H24, abbiamo turni in notturno, lavoriamo la domenica e i festivi. E ad esempio, io posso portare l'esempio del mio negozio, ma ce ne sono in altri negozi IKEA, la flessibilità di cui ha bisogno l'azienda noi gliela diamo già, è all'interno del nostro premio di produzione. Siamo passati da una società con delle regole tra padrone e lavoratori a anni in cui le aziende si arrogano il diritto di non riconoscere più la contrattazione collettiva o addirittura nei loro interlocutori i rappresentanti dei lavoratori. Secondo te i sindacati hanno una fetta di responsabilità? Sicuramente la responsabilità dei sindacati è grossa e rischiano di disperdere, se non è già avvenuta, una potenzialità di forza che avrebbero solo loro. Qual è la loro responsabilità, secondo te? La concertazione prevede continui accordi che vanno a finire per essere accordi al ribasso, soprattutto a discapito dei lavoratori, e il lavoratore alla lunga se ne accorge di questa situazione. L'istanza del lavoratore non viene più rappresentata, ma viene utilizzata per altri fini. Ma guarda, certamente il sindacato ha sicuramente una fetta di responsabilità, però io vorrei che fosse chiaro che il sindacato fa quello che il lavoratore sospinge a fare. Quindi io sono una di quelle che il 25 ottobre era a Roma, ma a Roma su 22 milioni di lavoratori in Italia eravamo un milione. Anche i lavoratori hanno una grossa fetta di responsabilità. Say no.